Metro, mercoledì 6 febbraio, come aiutare un hikikomori. L'hikikomori non è un cartone giapponese, ma il nome di una malattia che colpisce in Italia 100.000 ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Le persone affette da hikikomori preferiscono svolgere attività solitarie, invertono il ritmo del sonno e si chiudono in stanza proibendosi di uscire. Ma la colpa non è di internet, è una crescente difficoltà ed emotivazione nei rapporti con gli altri. Gli amici si diplomano, si laureano, fanno sport, hanno un amore, trovano lavoro e gli hikikomori rimangono chiusi in stanza. Per loro il confronto con gli altri è insopportabile. Scrive Sonia Montrella su Agi che sono soprattutto due i momenti nei quali essere attenti: l'inizio e la fine delle scuole superiori. Cosa fare se mentre leggiamo queste righe ci viene in mente il volto di qualcuno che amiamo? Non facciamoci la testa e non disperiamo. Mettiamoci invece in contatto con Marco Crepaldi, presidente di Hikikomori Italia, che ci aiuterà a venirne fuori. Perché da questa sindrome, che è un meccanismo di difesa alle aspettative eccessive, come quelle dei buoni voti, della realizzazione personale o della bellezza, si può guarire, a una condizione però, di trovare il terapista giusto, che sappia di cosa stiamo parlando e che non confonda l'hikikomori con la depressione o con le fobie. Niente panico, dunque, è una malattia delle società capitalistiche, ma bisogna trattarla come tale, con professionalità.